evitare scrupolosamente di uscire durante gli orari in cui è più probabile che possano essere sparati più colpi, cercare di creare un ambiente domestico favorevole al rilassamento, quindi chiudere le tapparelle, chiudere le tende, isolare quanto più possibile acusticamente ma anche visivamente dai lampi provocati dalle esplosioni dei fuochi d'artificio, in maniera tale che l'animale si senta in un ambiente più confortevole e più protetto, per una musica rilassante, gradevole, tranquilla, in modo che si possano attenuare ancora di più i rumori esterni e magari accendere anche il televisore facendo vedere al nostro animale delle immagini che possano incuriosirlo. Molti cani e molti gatti sono attratti dai documentari, dalle immagini di altri animali, in modo che si possano distrarre. Molto importante è cercare di essere quanto più possibile rilassati e rassicuranti, non provocare ansia con il nostro comportamento, magari nell'apprensione di tenerli, contenerli e cercare di ridurre la loro paura, piuttosto mostrando loro un altro modo di stare in quella situazione, quindi rilassati, gioiosi, tranquilli, tenendoli vicino a noi se vogliono stare vicino a noi o comunque lasciando che scelgano loro il luogo della casa che li fa sentire più sicuri e più protetti. E per tutto il resto, comunque, è possibile aiutarli anche con dei prodotti naturali che possono attenuare i sintomi dell'ansia, dell'attacco di panico vero e proprio che possono avere, ma in questo caso comunque è importante consultare il medico veterinario esperto in comportamento. Buone feste!